Live Control Commission. E io vi ho portato un pezzettino dell'organigramma della Live Control Commission, che è questo qui sopra, che in realtà è complicatissimo, ma noi vediamo giusto la parte che ci interessa. La commissione di controllo alleata era suddivisa in quattro sezioni: militare, politica, economico-amministrativa e comunicazioni, e ciascuna di queste sezioni era composta di varie sottocommissioni, le quali dovevano occuparsi delle diverse discipline di governo. Sotto la commissione economico-amministrativa vi è la Education Subcommission, ovvero la sottocommissione preposta all'istruzione. Sarà questa sottocommissione che dovrà incaricarsi di ricostruire il sistema dell'istruzione italiano epurandolo dal fascismo. Bene, abbiamo visto quindi quelle che sono le istituzioni che si occupano di fare l'epurazione. Ma come la svolgono l'epurazione gli alleati? Gli alleati la svolgono secondo due passaggi. Prima secondo l'aspetto delle sanzioni e poi quello più complesso della defascistizzazione. E gli alleati avevano a disposizione, gli ufficiali civili, avevano a disposizione documenti tipo questi, che sono elenchi di fascisti notori, delle personalità più in vista del regime. Qui ad esempio al primo posto leggiamo Giacomo Acerbo, oppure scendendo c'è Dino Alfieri, eccetera eccetera. E questi personaggi, una volta che gli alleati si trovano ad aver occupato una porzione di territorio italiano, se li trovano, li devono prendere e li devono sbattere in galera senza troppe cerimonie. Anzi, non li sbattono proprio in galera, in realtà inizialmente li sbattono in dei campi di concentramento in Nord Africa. Successivamente, una volta che sarà conquistato il meridione d'Italia, questi fascisti notori verranno rinchiusi nella ex Certosa di Padula, nei pressi di Salerno. E diciamo, questa operazione è abbastanza semplice da svolgere. Tutti gli ufficiali civili sono dotati appunto di questi strumenti, come ad esempio questi documenti che abbiamo sotto gli occhi, per capire chi è da arrestare e chi no. Anche se in realtà ne arrestano una minima parte di questi, perché tanto loro lo sanno che verranno arrestati e fuggono al nord nel frattempo. E dopodiché, dopo questa prima fase, il governo militare può cominciare la più difficile fase della defascistizzazione, attraverso appunto quelle istituzioni che abbiamo visto prima. E chi si occupa di questa defascistizzazione sono questi due personaggi. Volendo semplificare, quello di destra, alla vostra sinistra in realtà, Charles Poletti, è un americano, è un politico americano molto in vista, è stato governatore dello stato di New York ed è la personalità più importante di tutto il governo militare alleato per i due anni dell'occupazione della nostra penisola. E Poletti è il capo degli affari civili del governo militare, è il direttore della sezione economico-amministrativa della commissione di controllo e sarà governatore delle principali regioni d'occupazione italiane: la Sicilia, la Campania, il Lazio e la Lombardia. È lui, il commissario regionale, che firma gli ordini di epurazione. E quindi, insomma, è uno di quelli più coinvolti all'interno di questo processo. Poi la figura di Poletti è una figura molto studiata, molto conosciuta e anche molto discussa. Se contiamo che uno dei suoi collaboratori più stretti, il suo traduttore privato, era Vito Genovese, appartenente all'associazione mafiosa. Personaggio non meno particolare è il suo collega, George Geyer. Non è un americano, è un britannico di Edimburgo, si è laureato in antropologia e ha tenuto qualche corso a Oxford. E è difficile trovare notizie su questo personaggio. Io in realtà quello che sto per dirvi non l'ho scritto nel libro, perché bisognerebbe studiarlo meglio prima di scriverlo sul libro, però questo personaggio risulta che abbia rivestito la carica di visiting professor in Germania alla fine degli anni 30,
formalmente quindi un professore di un'università straniera a Berlino, ma in realtà avrebbe, e uso il condizionale, fatto parte dell'MI6, del servizio di spionaggio inglese, e sarebbe stato inviato in Germania per studiare l'avanzamento della preparazione bellica tedesca. Allo scoppio della guerra, Geir ritorna in Gran Bretagna e si arruola nella Royal Artillery e viene inviato col corpo di spedizione britannico in Francia nel tentativo di fermare l'avanzata nazista, invano, tant'è che, come è risaputo, quel corpo di spedizione poi verrà accerchiato e dovrà ritirarsi da Dunkerque. Ebbene, nel luglio del 43 George Geir viene inviato in Italia col titolo di Educational Advisor, consigliere per l'istruzione di Charles Poletti. Successivamente, all'ampliarsi delle responsabilità del governo militare, arriva a dirigere tutta la Education Subcommission e sarà lui l'uomo che imposta e avvia in una prima fase tutto il programma di ricostruzione su base democratica del sistema dell'istruzione italiano. Geir elabora un piano in quattro punti. Il primo punto è quello di censire i danni agli edifici e ripararli il più in fretta possibile. Perché? Ovviamente perché i bambini possono andare a scuola, gli studenti all'università, bisogna che gli edifici siano integri e utilizzabili. Il secondo punto, quello forse più interessante ma che tralascerò, riguarda l'analisi dei libri di testo. Analizzare i libri di testo e purgarli dal fascismo, purgare quelli che sono purgabili e cestinare quelli che non sono emendabili e scriverne di nuovi. Il terzo punto invece è quello che interessa a noi, svolgere l'epurazione, ovvero licenziare i fascisti dalle scuole e dalle università. Il quarto punto sarà invece quello di nominare del personale docente di chiare simpatie antifasciste. Bene, quindi Geir si trova ad operare dapprima in Sicilia in uno scenario di improvvisazione estrema, però piano piano riesce a individuare un piano d'azione valido per svolgere l'epurazione. Elabora uno strumento che è quello della scheda personale. Io ve ne ho proposti due esemplari. Quello alla vostra sinistra è una scheda personale del governo militare alleato, quello di destra invece è del Ministero della Pubblica Istruzione, che copierà la scheda personale degli alleati. Ecco, come funziona questa scheda? Ciascun dipendente universitario, ciascun docente di scuola è chiamato a compilare questa scheda. Al di là delle informazioni anagrafiche, vi si richiede: avete avuto una delle seguenti qualifiche? Sansepolcrista, antemarcia, squadrista, marcia su Roma, sciarpa littorio. Avete ricoperto una delle seguenti cariche nel Partito Nazionale Fascista? E c'è tutto l'elenco delle cariche. Avete ricoperto o avuto altre cariche presso il Partito Nazionale Fascista e quali? Eccetera, eccetera. Sono diverse decine di domande che ciascun docente è chiamato, a cui ciascun docente è chiamato a rispondere e sulle quali si baseranno le indagini degli alleati. Come notate, e questo appare solo nelle schede del governo militare, c'è un nota bene in alto, che dice: penalità severissime di prigione e di ammenda sono previste per chiunque facesse delle dichiarazioni false nella presente scheda. Ovviamente questo nota bene non ha spaventato quasi nessuno, però queste schede personali erano controllate dai servizi di intelligence alleati. Le risposte che venivano date venivano controllate di concerto con la prefettura, con le informazioni che già si avevano, e in qualche maniera si riuscì ad avviare in questo modo l'epurazione. A proposito dell'università, Geir raccoglie in Sicilia 340 schede personali di professori universitari e decide di epurarne 21. Mentre gli alleati hanno messo in piedi, fra tentativi e improvvisazione, un apparato volto a epurare scuole e università, a Napoli stava succedendo un fatto molto interessante. Napoli si libera dopo quattro giornate di furiosi combattimenti alla fine di settembre e il rettore dell'università napoletana, lo storico Adolfo Modeo, neanche una settimana dopo la liberazione della città, si affretta ad allontanare cinque professori e il direttore amministrativo dell'università per la loro compromissione col fascismo.
Ecco, io qui ho riportato una delle lettere che Omodeo inviava ai docenti della sua università, e ve la vorrei leggere perché è interessante il tono che viene utilizzato. Ad esempio, questa è rivolta al professor Rodolfo Bottacchiari e dice: signor professore, dovendo ordinare secondo i criteri della libertà, dell'autonomia scientifica e del decoro accademico questo ateneo così duramente provato, mi trovo dinanzi al caso della signoria vostra. La signoria vostra si è sempre fatta valere come uomo di fiducia del Partito Nazionale Fascista ed ha vessato, molestato, levato denunce contro i colleghi per motivi d'antifascismo, non solo qui, ma anche quando era professore incaricato a Roma. Un tale passato non può essere tollerato in una libera università gelosa del suo decoro. Ciascuna di queste lettere spiegava ai vari docenti a cui era indirizzata i motivi della loro epurazione, e tutte queste lettere si chiudono con la medesima chiosa, che fa capire anche lo spirito del nostro modello. Si chiudono tutte così: naturalmente la signoria vostra potrà, quando saranno ricostituiti il governo e gli organi delegati alla disciplina universitaria, avvalersi dei mezzi di difesa che un regime libero consente anche ai nemici della libertà. Ma chi era Omodeo? E come mai si sforza e insomma, ha questa iniziativa nel campo dell'epurazione della propria università? Beh, Omodeo intanto non è un napoletano, è un siciliano, è nato a Palermo nel 1889 e si è laureato nel 1912 con Giovanni Gentile, di cui divenne amico e collaboratore. Nel 1915 partecipa alla Prima Guerra Mondiale con il grado di ufficiale di artiglieria, e al ritorno dalla guerra, come molti intellettuali della sua generazione, si scopre antiparlamentare e antigiolittiano. E si scopre anche simpatizzante del movimento fascista, in virtù anche della sua amicizia con Gentile. Gentile, tra l'altro, una volta che sarà nominato ministro della pubblica istruzione, favorirà la chiamata di Omodeo per alta fama alla cattedra di storia della Chiesa a Napoli. Però, come molti intellettuali della sua generazione, il delitto Matteotti apre gli occhi a Omodeo sul vero volto del fascismo. Lui passerà un anno di tribolazioni, un anno in cui dovrà troncare l'amicizia con Gentile e approderà faticosamente all'antifascismo. L'approdo all'antifascismo è faticoso ed è dimostrato dal fatto che nel 1925, quando saranno pubblicati il manifesto degli intellettuali fascisti di Gentile e il manifesto degli intellettuali antifascisti di Croce, Omodeo non firma nessuno dei due. Tuttavia approderà all'antifascismo, e per questo motivo sarà, la sua carriera universitaria sarà ostacolata costantemente. Chiederà diverse volte di essere trasferito alla cattedra di storia del cristianesimo, di storia moderna, di storia medievale, ma questi trasferimenti verranno costantemente negati. E quando Napoli viene liberata, Omodeo, che è rettore dell'università da un mese, è stato nominato rettore dopo il 25 luglio, dopo la caduta di Mussolini, e Omodeo vive questa occorrenza come un riscatto, come l'opportunità finalmente di mettere le cose a posto. Sarà tra i fondatori del Partito d'Azione, avrà una breve e burrascosa vicenda politica, sarà ministro dell'istruzione nel governo Badoglio per 2 mesi e negli ultimi 3 mesi di guerra si arruolerà anche nell'esercito regio per dare esempio alla studentaglia, come dice lui. Ebbene, forte di questa motivazione, Omodeo, una volta che Napoli è stata liberata, caccia i fascisti, quelli che per lui sono i fascisti, li conosceva, ha insegnato per 20 anni in quell'università. Quelli che per lui sono i fascisti, li mette fuori appunto dall'ateneo. Gli alleati, quando arrivano a Napoli, vedono la situazione e rimangono compiaciuti e decidono di avviare una più profonda collaborazione con Omodeo, e lo mettono quindi a capo di una commissione rettoriale d'epurazione, commissione della quale fanno parte illustri accademici napoletani, ad esempio Vincenzo Arangio Ruiz, Corrado Barbagallo, eccetera eccetera, e altri
importanti nomi della cultura. Questa commissione rettoriale nel giro di un anno estende le indagini a tutti i dipendenti universitari, stila una lista di quelli che sono epurabili e la consegna al governatore militare alleato Poletti. E Poletti, sulla base di questa relazione, decide di epurare 14 professori universitari. Questa collaborazione tra un comitato di antifascisti italiani e il governo militare alleato ha dato ottimi frutti e questa modalità di azione viene estesa ed applicata dagli alleati a tutte le branche della pubblica amministrazione, da Napoli fino a tutto il resto della penisola. Verrà successivamente codificato il tutto nelle direttive sull'istruzione numero 6, che non stiamo ad approfondire e che comunque in sintesi sanciscono la necessità di creare comitati universitari formati da personale di fede antifascista, i quali comitati avrebbero svolto le indagini e consegnato una lista di epurandi ai governatori militari alleati, i quali, forti delle indagini prodotte appunto da questi comitati, avrebbero epurato i professori. Quanti sono i professori che vengono epurati alla fine? Ce l'ha già detto il professor Merci nell'introduzione, sono 169. Gli alleati analizzano quasi tutte le università italiane, non epurano l'università di Bari, l'università di Cagliari, quella di Sassari, perché il governo militare non ha mai avuto giurisdizione su questi territori. Però le altre 28 università vengono esaminate secondo queste direttive che abbiamo brevemente visto, e su quasi 1400 professori di ruolo ne vengono epurati 169, il 12,2%. Quindi vediamo che non si tratta di provvedimenti indiscriminati, ma che una buona parte dei docenti più coinvolti con il fascismo sono messi alla porta. Tuttavia, una volta che le varie università ritornano alla giurisdizione italiana, questi provvedimenti perdono di vigore, non valgono più, e quindi gli italiani devono ricominciare tutto da capo. E devono ricominciare tutto da capo alla lettera della legge italiana. Tuttavia, fino all'estate del 44 la legge italiana non è che sia un granché in materia di curazione, anzi è assolutamente inefficace. E come avrebbe potuto essere efficace il governo italiano nel praticare l'epurazione se contiamo che fino all'estate del 44 il capo del governo è Pietro Badoglio? E Pietro Badoglio, sappiamo tutti chi è ugualmente vituperato sia da destra che da sinistra, credo sia uno dei casi unici nella storia italiana. E non è un uomo del fascismo, è un uomo della monarchia, un militare, ma grazie al fascismo ha ottenuto cariche, onori, ricchezze. È stato governatore della Tripolitania e della Cirenaica, è stato il comandante del fronte settentrionale durante la campagna d'Etiopia, in quella veste ha autorizzato i bombardamenti all'Ibrite sulla popolazione etiope, e per queste sue gesta nel 1936 il re l'ha nominato duca di Addis Abeba. Nel 1938, quando è stato pubblicato il Manifesto della Razza, Badoglio si è affrettato a firmarlo. E quindi come poteva un soggetto del genere avviare un'efficace opera di epurazione? Da un lato è vero che Badoglio ha messo in galera dei ferventi fascisti o delle personalità di spicco del fascismo, ma lo ha fatto per, diciamo, mantenersi al potere, per mantenere il proprio traballante potere privo di insidie. Tuttavia, una volta che vengono stabilite le clausole dell'armistizio lungo con gli alleati, e ancor di più, una volta che vengono fatte le dichiarazioni sull'Italia alla conferenza di Mosca, Badoglio è costretto a fare qualcosa nel campo dell'epurazione. Glielo chiedono gli alleati, che lo controllano da vicino, glielo chiedono anche i nuovi partiti antifascisti che sono risorti all'indomani del 25 luglio. E così Badoglio il 4 novembre del 43 dirama una circolare ai prefetti del Regno del Sud. In questo momento il Regno d'Italia
è limitato alle province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce. E in questa circolare esordisce così: il regime fascista, nonostante la sua temporanea sopravvivenza nel cosiddetto regime repubblicano fascista, è decisamente morto nella coscienza degli italiani, senza alcuna possibilità di una resurrezione. È indispensabile estirpare ogni rimasuglio fascista per impedire che, come gramigna, esso venga nuovamente ad invadere e sterilizzare la società. A queste parole forti segue un elenco di quattro tipologie di fascisti che bisogna individuare ed eventualmente depurare. La prima tipologia di fascisti, che per Badoglio non sono pericolosi, anzi probabilmente lui si sente di appartenere a questa tipologia, sono quei fascisti di alto rango che hanno rivestito cariche importanti e però si sono sempre comportati degnamente. Ecco, questi fascisti non vanno arrestati, dice Badoglio.